Buonasera, bentrovati al nostro TG Sport. Iniziamo con il basket di Serie A. Estra Pistoia non si ferma più, vince anche a Cremona e si lancia verso l'obiettivo playoff. Undici vittorie, 5 ottenute fuori casa in 22 giornate di campionato. Un obiettivo francamente inimmaginabile ad inizio stagione per una Estra Pistoia che continua a stupire e certo non vuol fermarsi qui. La bella affermazione a Cremona, molto più netta di quanto non dica il risultato finale e lo scarto di 7 punti, certifica la forza e la compattezza del gruppo biancorosso, ma anche lo straordinario talento espresso da alcuni suoi giocatori. Le magie di Moore, 22 punti con 8 su 12 dal campo, nonostante la marcatura asfissiante di De Negri e Pecchia, lo strapotere di Varnado, che segna 19 punti e cattura 11 rimbalzi, il dominio di Ogbeide sotto le plance, un Whittle che non solo segna una tripla decisiva e cattura 9 rimbalzi, ma mette a referto più punti di Lacy dopo averlo tramortito in difesa. Cremona non è mai parsa in grado di controbattere la forza di Pistoia, nonostante gli 81 punti di media segnati in stagione e le 7 gare vinte tra le mura amiche sulle 10 disputate. Con Cremona ci porta 2-0 e chiaramente nell'ottica della salvezza è un risultato fondamentale per il nostro cammino. Secondo me siamo stati estremamente bravi, abbiamo fatto un primo tempo eccellente, secondo tempo chiaramente Cremona ha alzato un po' il livello, ci ha tolto delle situazioni positive che nel primo tempo eravamo riusciti a portare avanti. Questa sera penso che abbiamo proprio a livello statistico commesso tanti errori non forzati, ecco. Non è mai un caso, per rispondere alla tua domanda, certo è che Moore stasera a livello statistico, anche la partita di Varnado è molto positivo, ma Pistoia ha fatto vedere qual è la propria qualità soprattutto nelle giocate fuori dagli schemi. E siccome l'appetito viene mangiando, sabato a Napoli una partita che diventa un'ulteriore prova verso i playoff. Espugnando il palazzetto campano, Pistoia potrebbe raggiungere a quota 24 i vincitori della Coppa Italia ed avere gli sconti diretti a favore, con un occhio agli Stati Uniti, con la prossima settimana che potrebbe avere importanti novità in ambito societario e di ritorno a Pistoia di un ex molto amato. I 3 punti conquistati dalla Pistoiese nell'ultima sfida, parliamo di calcio, di Serie D, sono stati importantissimi per la corsa alla salvezza, hanno dato anche una spinta in più moralmente al gruppo. La vittoria contro Limolese ha rilanciato la Pistoiese in ottica salvezza diretta. Quei 3 punti pesanti raccolti nella 26esima giornata hanno consentito agli arancioni di salire a quota 32, sest'ultimi. Con la San Maurese ferma a 31 dopo la sconfitta a Corticella, il Progresso caduto a Lentigione a 25, il Borgo San Donnino terz'ultimo a 17 dopo il KO in casa del Prato. Con assenze importanti e contro un'avversaria sulla carta molto più forte, la squadra di Mister Parigi ha disputato una partita determinata, propositiva, potendo anche uscirne con un risultato più rotondo. La vittoria del gruppo, un premio per il lavoro svolto in queste settimane in un clima non certo felice anche fuori dal campo. Uno sblocco anche mentale, non solo di risultato, uno stimolo e una spinta per guardare alle prossime sfide con umore migliore. Proseguire sui risultati positivi è l'unico imperativo. Le prossime gare saranno fondamentali, alcuni scontri diretti. Domenica la Pistoiese sarà impegnata sul campo del Fanalino di Coda Certaldo, poi di nuovo al Marcello Melani, dove arriverà il Prato, e ancora la trasferta a Borgo San Donnino. Tenendo presente anche il discorso della forbice, che prevede che se tra la 13esima e la 16esima, la 14esima e la 15esima c'è un distacco pari o superiore a 8 punti, non si disputeranno gli spareggi. E ancora calcio, andiamo in eccellenza. Dopo aver difeso il vantaggio fino a pochi secondi dalla fine, il Ponte Buggianese è stato beffato dal Montecatini. Derby finito in parità 1-1. Davanti a una cornice di pubblico dalle grandi occasioni, Ponte Buggianese, Valdinievole e Montecatini si sono date battaglia su un terreno a dir poco paludoso. Entrambe erano alla ricerca del punteggio pieno per mantenere viva la speranza di uscire dalla zona rossa. Ed invece, a conti fatti, hanno guadagnato un solo punto sul Lanciotto Campi. Mister Gutili, 2 punti buttati via? Sicuramente. O uno guadagnato? No, 2 buttati via, perché la squadra sarà perfetta per 92 minuti e 40 secondi.
non è stata brava a chiuderla, abbiamo sbagliato anche il rigore, altre 3 o 4 situazioni dove potevamo andare sul doppio vantaggio, però fino al 92esimo e 40 la squadra è stata bene in campo, ha lottato, ha imbastito anche il cronotrama su un campo al limite della praticabilità, essendo compatta, solida. E ripeto, non potessi cambiare, cambierei gli ultimi 20 secondi. Sì, giocare oggi non era facile, comunque era un derby, un campo che era difficile far gioco. Primo tempo abbiamo giocato, secondo me, un buon calcio, anche se non era fattibile molto la manovra, però abbiamo avuto anche qualche occasione. In 2 o 3 occasioni potevamo fare la zampata vincente. E poi il secondo tempo il Ponte è venuto fuori, e abbiamo avuto anche un pochino di problemi al centrocampo. C'è stato, ecco, un po' le ammunizioni, qualche cambio che abbiamo dovuto fare per condizioni fisiche, e loro nel mezzo al campo ci hanno preso un pochino e hanno fatto la partita. Poi c'è stato questo calcio del rigore, il nostro portiere è stato bravo a pararlo, poi comunque siamo stati bravi a crederci fino in fondo e a continuare a giocare con 3 attaccanti. Durante l'incontro c'è stato bisogno anche di soccorrere l'arbitro. Ed è tutto per il nostro TG Sport, restate con noi però per tutti gli altri ulteriori aggiornamenti, a tutti voi una buona serata.